tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un altro video haul per quanto riguarda Primark. Ho fatto vari acquisti da Primark, quindi vi farò dei video random perché ho preso un bel po' di cose, quindi ve li ho suddivisi in step, perché sennò fare un video tutto intero di Primark mi viene malissimo perché ho un sacco di cose da fare. Allora, ho preso alcune cose invece mi sono state regalate, quindi vi dico chi ha regalato e cosa. Allora, per prima cosa, mio figlio mi ha regalato questo bellissimo borsone di Primark con Stitch, molto molto bello, questo per quando si viaggia, metterò tutto qua dentro. Sono molto contenta di aver ricevuto questo regalo perché mi piace tantissimo. Vi faccio vedere all'interno, è molto molto grande. Aspettate. All'interno è molto grande, non so se si vede proprio la capienza di questo borsone. È tutto foderato all'interno, quindi ottimo per questo. Ci sono delle tasche, poi c'è la tracolla, che è fatta in tessuto normale con i gancini, quindi non vedo l'ora questa di utilizzarla. Non vedo l'ora di utilizzarla nei prossimi viaggi che farò, e quindi molto molto bella. Questo borsone l'ho preso a 24 euro. Si vede? Sì, 24. Ok, e questo me l'ha regalato mio figlio. Poi andiamo avanti. Vabbè, vi faccio vedere questo, poi ve ne faccio vedere un altro. Poi, questo mi è stato regalato dalla mia migliore amica. È andata a Milano a fare un viaggio. È andata in viaggio a Milano e mi ha portato lo zainetto di Stitch, questo in tessuto. Molto molto bello, mi piace. Già ho messo le cose, siccome già sono uscita, ho messo le cose che riguardavano Chloe. Infatti gli ho messo la borraccia all'interno, il suo piattino dove bere, e qui ho messo dei fazzoletti. Mi viene molto comodo portarmi questo tipo di zainetto perché, essendo sulle spalle, non avevo niente di ingombrante, perché poi c'era anche Chloe, quindi mi piace come tessuto. Vi faccio vedere che già ho messo i fazzoletti, vedete? Perché i fazzoletti non devono mancare mai. Poi ha la tracolla così, il colore sembra tipo un grigio sfumato, mi piace tantissimo. Poi qui davanti ha una cerniera, aspettate, non ho sbagliato le cerniere, qui davanti ha una cerniera e io ho messo la ciotolina di Chloe, così da facilitarmi quando sono in giro prendo le sue cose. Poi, come vi ho detto, c'è entrata la borraccia, la capienza è molto molto grande, cioè pari allo zaino, e poi abbiamo una tasca con la cerniera all'interno. È molto molto bella come zainetto, è molto molto bello. Se devo utilizzarlo per pochissime cose, tipo ad esempio io ho messo le cose di Chloe, ho messo il portafoglio, ho messo il cellulare e basta, e le salviettine e basta. Mi è servito tantissimo, mi piace come zainetto, e poi ormai metto sempre le cose di Chloe quando prendo questo zainetto, quindi mi piace tantissimo. Poi andiamo avanti, sempre a proposito di zaino, ho preso lo stesso zaino uguale al borsone che vi ho fatto vedere poco fa. Questo l'ho preso perché se vado in viaggio preferisco essere abbinata, e quindi utilizzerò il borsone e lo zaino. Mi piace tantissimo, ha la stessa trama ovviamente del borsone, è trapuntato, mi piace questo effetto proprio trapuntato che ha. Questa è una cerniera di bellezza, mi piace, ha il logo, è molto molto bello come zaino, mi piace. Ho detto che mi piace, mi hanno detto non dire più mi piace, ma non riesco a non dire mi piace, non lo so il perché. Comunque, la capienza di questo zaino è abbastanza grande, non so se riuscirete a vedere la capienza. C'è soltanto la tasca con la cerniera, soltanto da questo lato, non so se si vede, qui c'è la tasca con la cerniera. È molto grande, devo dire, a differenza di questo.
è molto grande, quindi preferisco questo se devo viaggiare. Invece, se devo uscire normalmente, preferisco questo qui piccolino, perché veramente non ingombra, poi non lo sento pesante sulle spalle e mi piace. Comunque, questo zainetto è abbastanza grande, c'entreranno un sacco di cose. Ovviamente è con la sua tracolla, oltre ad avere il gancino qui sopra. L'unica cosa che mi dispiace è che non ha i piedini, quindi non lo posso appoggiare a terra, e quindi questo un pochettino mi dispiace, però è molto molto comodo come zaino. E questo l'ho pagato 18 euro. 18 euro. Poi, allora, ho preso qualcosa beauty, cioè nel senso nel reparto beauty, e qualcosa nel reparto cartolerie. Poi, continuiamo. Vi faccio vedere questi nel reparto beauty, e questi li ha presi mio figlio con la sua migliore amica, sua sorella. Mi hanno preso questi due prodotti, che sono, uno è questo, che è molto bello, cioè molto carino, dai. Era nel reparto beauty. Ed è un porta pennelli, cioè guardate qua che sciccheria, è una sciccheria, porta pennelli bellissimo con Angel. Vi fa vedere nel disegno proprio come dovrebbe essere, vedete il disegno qui, vedete il disegno, è molto bello, cioè è tipo, credo sia ceramico, plastica dura. Comunque è molto carino. Mi ha preso questo. Prezzo 10 euro. Ve l'ho detto forse, non lo so. Il prezzo è 10 euro. Quando ci è andato lui ce n'erano tantissimi, quindi se ci andate ve li potete prendere. E poi mi ha preso questo al prezzo di 8 euro. Ed è un porta cottoncini. Questo io ne ho uno sempre di Stitch rosa, ma questo è abbinato, quindi lo terrò qui sulla scrivania. Aspettate che lo apro del tutto. Allora, ed è questo, cioè guardate, è bellissimo, cioè mi piace tantissimo veramente. Guardate, qui mettete i cottoncini, che vi faccio vedere. Mettete i cottoncini qua dentro, prendete il cottoncino, molto carino. Cioè, che sciccheria, dai. Ta-da! Con Angel. E quindi ho sia i portapennelli che i cottoncini. Carinissima come idea, anche come idea regalo. Poi ho preso alcune cose che riguarda la cartoleria. La prima cosa che ho preso è questo, che sarebbe uguale a quello che ho preso in precedenza, soltanto aveva altri disegni. In questo momento non ce l'ho qui perché ce l'ho nel reparto cartoleria. Comunque è questo, al prezzo di 2 euro, e trovate il libricino, che sarebbe questo qua, vedete, con tutti i disegni da colorare, che a me piace tantissimo. E poi avete i pennarelli. I pennarelli sono altrettanto belli. Io utilizzo i colori a matita perché mi trovo benissimo con i colori a matita. Se a voi piacciono i pennarelli, li potete utilizzare tranquillamente, e soprattutto li potete anche regalare a dei bambini. E questi sono i pennarelli. Io devo dire che sono carine queste cose così da regalare, 2 euro. Fate una bellissima figura. Poi andiamo avanti, e ho preso le penne, queste qui sempre di Stitch, ovviamente la puntata in televisione, il video che riguarda Stitch. E ci sono queste quattro penne, così li posso mettere anche in borsa. A me piacciono, tipo esci, non ti preoccupare, ho la penna, e scrivi. A me piacciono tantissimo, quindi l'ho voluto prendere al prezzo di 3 euro 4 penne. Servono sempre le penne, e io ce l'ho. Poi andiamo avanti. Ho preso questo set. In precedenza avevo preso altri tipi di set proprio per la scuola. Facendo la scuola di make-up, utilizzo tantissimi quaderni, quindi devo scrivermi alcune cose. Al prezzo di 4,50 euro. Non so se si riesce a vedere, sì, 4,50 euro. Cosa avete?
un quaderno piccolino di Stitch, questo con le righe bianche. Poi avete un righello sempre di Stitch. Poi quattro gomme con diversi disegnini. Cioè, guardate, è una sciccheria, ve l'ho detto, è una sciccheria. Dei post-it piccolissimi, però molto carini. Poi, cosa avete? Cosa avete? Un temperino di Stitch. Si vede? Temperino di Stitch. E poi due matite, una rosa e una azzurra, però sono delle matite, quindi la tempera è sempre quella. Molto carine. E in più avete, oltre allo scontrino, avete anche un astuccio plastificato che lo potete utilizzare o per rimettere, diciamo, quello che avete trovato all'interno, oppure anche per portarvelo in spiaggia e utilizzarlo per altre cose. Mi piace, è una cosa molto utile, e quindi ottimo acquisto. Poi andiamo avanti. Ovviamente parlo piano, cioè parlo normalmente perché ho il microfono, non so se si vede il microfono, quindi spero che si sente bene tutto. L'ultima cosa che vi faccio vedere, o la penultima cosa che vi faccio vedere, è questo, che è un altro set. Questo è un set, che costa 8 euro. Vi faccio vedere qua, 8 euro, ed è sempre un set che riguarda Stitch, sempre con lo strappo. Questo serve tantissimo per chi fa scuola, per chi va a scuola ovviamente. Questo è un quaderno grande con gli anelli, mi piace perché quando devo scrivere io il quaderno lo metto così e quindi mi dava fastidio se, sapete quando ho quello spazio un po' particolare, quindi ottimo, ed è a righe. Poi abbiamo un quaderno bellissimo con il pack uguale all'astuccio. Questo è un quaderno semplicissimo, così, con le righe. Vedete, quando voi girate la pagina, cioè voi arrivate a metà, no? E girate, vedete che è rigido, e certe volte mi viene male, invece quello mi viene più facile. Poi andiamo sempre avanti e trovate dei post-it, che sono questi. Poi trovate un, stava scappando la matita, trovate un altro righello, una matita, ma questa volta con la gomma incorporata, una penna bellissima, sempre di Stitch, molto bella. Poi trovate un temperino e poi una gomma da cancellare. E poi ovviamente l'astuccio. Cioè, è un acquisto molto bello e molto utile. Quindi, se per caso vi serve, vi servono questi oggettini per la scuola o per qualsiasi cosa, anche da regalo per i bambini o per chi è appassionato come me, anche se ha 43 anni, devo dire che è una cosa molto carina. Adesso, prendo le ultime cose e ve li faccio vedere. Poi, questo è l'altro regalo che mi ha fatto la mia migliore amica, che mi ha portato da Milano, ed è un portafoglio. Questo l'ha preso 7 euro. Dello zaino ho tolto lo scontrino, e lo scontrino, ho tolto il cartellino perché l'ho utilizzato. Il portafoglio ancora no, è ovviamente piccolino, messo dentro lo zainetto, è molto carino. E questa è la parte di dentro del portafoglio. A me piace, perché in queste tipo occasioni che devi utilizzare lo zaino piccolo o delle borse piccole, mi piaceva avere anche un portafoglio piccolo. Poi è azzurro e a me piace tantissimo. E questo io ringrazio la mia migliore amica, grazie. Mi piace. Poi ho preso delle ciabatte di Stitch, ovviamente. E sono queste così, le avevo prese anche bianche, se vi ricordate, un paio di tempo fa ho preso anche quelle bianche. Queste costavano 11 euro. Si vede? 11 euro. E sono queste così con il disegno, scusate,
e sono queste con il disegno di Stitch. Sono molto carine, mi piacciono, e poi mi piacciono perché sono comode, sono grandi. Io le avevo prese bianche, ma nel reparto maschile. Invece queste le ho trovate proprio di Stitch nel reparto giusto. E ho preso la L 40-41, sì, un piedino di fata. Poi, ovviamente, perché non li prendo anche con il pelo, visto che sono scontate, e ho preso queste ciabatte con il pelo, proprio belle, cioè il pelo bellissimo, con questo caldo, un bacio. Mi sono piaciute e quindi le ho volute prendere. Di questo ho preso la L. Queste venivano 9 euro, però poi le ho prese scontate, ma non mi ricordo il prezzo, sincera. E niente, ho preso queste, bellissime anche queste con il pelo. Poi, ovviamente, prendi le ciabatte e prendi anche le scarpe, quindi ho preso delle sneakers. Sapete che io amo le sneakers, le metto sempre dappertutto, me le porto in giro anche nel ristorante quando utilizzo le scarpe col tacco. Dopo ho sempre le scarpe da tennis nel cofano della macchina per non sbagliare. Di questo ho preso il 40 perché il 41 mi stava grande. E queste, il prezzo. Perché è tagliato il prezzo di queste? Non mi ricordo il prezzo, mi dispiace. Comunque è fatta in questa maniera. È tutta bianca con il bordino azzurro e con la parte di dentro azzurra, uguale a tutte le cose tipo sfumate che si vedono in questo periodo. Mi piace tantissimo e poi, non l'avevo ancora detto, e poi la parte di dietro è fatta così, con la scritta rosa. Cioè, sono molto molto carine. Poi ovviamente la suola è azzurra. È bella come tipo di scarpa. Poi sono comode. Io le utilizzo, strautilizzo. Quelle che ho sono quasi rovinate da quando le indosso. Specialmente poi in estate io e le sneakers camminiamo a braccetto. Non riesco a non utilizzarle. Me le porto anche in vacanza, oltre ad avere scarpe un po' più particolari, ma sempre scarpe, sneakers. Poi, ultime tre cose e abbiamo finito. Ho preso un soft poken di Stitch, questo fatto così. A me di solito questo collanello non piace molto, però era l'unico e quindi me lo sono presa. Al prezzo di 3 euro, ma non l'ho pagato 3 euro, l'ho pagato di meno. L'ho preso, vi ripeto, perché a me piacciono proprio quelli con la pallina, quelle dietro con la pallina. Però non c'era e quindi ho voluto prendere questo bello di Stitch. Poi, sempre per la scrivania, per la cartoleria e tutto, ho preso questo che è il calendario. Questo lo voglio mettere, tutte le altre cose di Stitch li voglio mettere qui in questa cassettiera. Vabbè, per adesso ho delle gianfrusaglie perché ho dovuto spostare le cose, però li voglio mettere qui sopra. E questo, al prezzo di 7 euro, è un calendario. È un calendario fatto in legno. Aspettate che ve lo apro. Ed è molto carino, cioè guardate qua. È una cosa, cioè è troppo dolce. È fatto così in legno. Voi potete cambiare ovviamente la data e qui c'è scritto tipo febbraio. Questo non mi ricordo che cos'era il primo. Il primo bussolotto non mi ricordo sincera che cos'era. Wait, no. No, non lo so che cos'è questo. Vabbè, poi lo guardo. Comunque, mi piace tantissimo e non vedo l'ora di utilizzarlo e metterlo qui sulla scrivania, così guardo o sposto i giorni. È una cosa molto carina. Per 7 euro mi sto facendo tutto l'arredamento di Stitch qui nella stanza. Poi, l'ultima cosa, e vi lascio andare per quanto riguarda questo video, è questa. Ed è quella per fare i cupcake, no, cup pops, se non mi sbaglio si chiamano. Sì, Cup Pops, sempre di Stitch, erano scontate, invece di pagare non mi ricordo 26 euro, queste costato 12 euro. E non ve lo apro perché non mi serve adesso, ma vi faccio vedere quello che fa.
E sono questi, io li volevo fare per fare i biscotti, però non con le stecche, perché se non mi sbaglio sono incluse le stecche. Vediamo, c'è una foto, sì. Vedete qua? C'è la faccia di Stitch, questa è la faccia di Stitch, poi ha delle stecche e qui ti fa vedere poi la parte finale che lo potete decorare. A me non interessa questo, ma interessa questo perché io voglio fare uno strato di pasta sfoglia, mettere la Nutella all'interno e poi la pasta sfoglia qui. Quindi quando chiudi si sigilla e la Nutella viene all'interno della testa di Stitch. Pensate? Io penso queste cose prima di dormire. Super giù quello che posso fare. Voglio provare a farlo perché vedo tanti video di queste cose. Io impazzisco, mi piacciono tantissimo e quindi li voglio fare anch'io. Voi cosa ne pensate? Scrivetemi nei commenti se avete comprato questo e come lo utilizzate. Bene, questi sono tutti i miei acquisti di Primark per quanto riguarda Stitch. Vi ho fatto proprio un video apposito proprio per mettere tutto all'interno e farvi vedere tutto quello che ho preso. Ovviamente aspetto nei commenti qual è il vostro pezzo preferito. Allora, il mio pezzo preferito, devo dire che sono gli zainetti, lo zaino con il borsone, i miei pezzi preferiti. Anche se questo mi piace di più di tutti. Vabbè, con Stitch diciamo è una guerra all'ultimo sangue, quindi lasciamo perdere. Niente, per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!